Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 12, episodio 134. Ciao. Stavolta andremo a parlare di due bloggate. Il link delle due bloggate lo trovate in descrizione. Missili ipersonici. Abbiamo ancora tempo per ignorare questi game changer. E la seconda bloggata è missili ipersonici. A che punto siamo? Allora, prima bloggata del 27 marzo 2022. C'è una bella che si riferisce come commento a una bella conferenza che io vi consiglio di visionare. Conferenza in italiano, quindi che non necessita di traduzione. Allora, la mia personale opinione è che i missili da crociera ipersonici saranno utili solamente in alcuni determinati ambiti. Ecco, nel dominio del mare i missili ipersonici saranno facilmente disabilitati dall'USNAVI, perché l'USNAVI muove battle crew e non muove singole navi, e dall'occorrenza si possono sacrificare destroyer per salvare delle supercarrier. Inoltre le supercarrier americane hanno tanto spazio ed hanno una propulsione nucleare a bordo, quindi possono ospitare almeno un paio di cannoni laser di potenza simile o superiore ad un laser industriale, senza avere carenze di energia per altre funzioni. Anche i sottomarini di attacco nucleare possono ospitare almeno un cannone laser nel laser snorkel, con potenza simile o superiore ad un laser industriale, senza avere carenza di energia per altre funzioni. Detto questo, certo, se un missile ipersonico, invece che essere caricato con una testata convenzionale, avesse una testata nucleare, ecco, sarebbe certamente una grossa rogna per un battle group navale dell'USNAVI, tanto quanto però lo sarebbe una salva di IRBM con MIRV o MARV e testate atomiche. Il ruolo dei missili ipersonici, una brutta questione per il dominio di terra. Ecco, è difficile intercettare missili ipersonici che possono arrivare dall'aria, superficie, oppure essere lanciati da batterie di terra su obiettivi fissi e mobili. Sono sicuramente armi di breccia molto letali nel dominio di terra, oppure potrebbero essere anche imbarcati su SSBN per attacchi istantanei, però ecco, sono armi tattiche. Costruire un missile ipersonico superficie con testata nucleare, ecco, vuol dire costruire una costosissima arma tattica da usarsi contro un battle group, oppure contro una città, oppure contro un poco intelligente mega super concentramento supermassivo di forze di terra nemiche, che si fossero appunto tutte concentrate in una piccola stretto luogo, diciamo, geografico. Sarebbe obiettivamente uno spreco inutile lanciare un missile supersonico, anzi ipersonico, pardon, superficie contro un plotone in Siberia, dato che in Siberia si combatterebbe per linee sperse nella World War 3. Inoltre c'è il problema del carburante. Ecco, se volete andare a espandere questi temi li trovate linkati in descrizione. Possono essere utili missili ipersonici nel dominio dell'aria per annichilire sciami di bombardieri strategici? Ma, a dire il vero, già lo facevano e già lo fanno le batterie di missili SAM supersonici. E quindi i bombardieri strategici non sarebbero mai la prima ondata di attacco in una escalation nucleare, ma semmai sarebbero l'ultima ondata di attacco, essendo i bombardieri lenti e vulnerabili alle difese antiaeree nemiche. Per poter passare, i bombardieri strategici dovrebbero non trovare sul loro cammino una difesa aerea già annichilita da una salva di missili intercontinentali quanto da Submerged Launched Ballistic Missile SLBM, che arrivano sull'obiettivo in 15 minuti dal lancio, mentre gli ICBM arrivano circa in una mezz'oretta dal lancio. Ai bombardieri strategici occorrono numerose ore per arrivare sui propri obiettivi, quindi sarebbero l'ultima ondata.
possono essere utili motori ipersonici installati sui lanciatori per costruire missili antimissili? Ecco, direi di no, dato che diciamo, costruire un missile ipersonico costa tantissimo, e quindi sono missili che costano tantissimo e vanno utilizzati per bersagli di valore. Oggi poi obiettivamente confrontare tra un missile ipersonico e un IRBM, ecco, è obiettivamente molto più economico un IRBM, che oggi costa davvero poco, dato che, se non lo sapete, ve lo dico io, l'Ariane ne costruisce continuamente di IRBM per mettere satelliti in orbita a prezzi estremamente convenienti, eppure ci guadagna pure il consorzio Ariane, quindi di conseguenza, ecco. Se volete andare a espandere altre mie considerazioni, il link lo trovate nella prima bloggata relativa a missili ipersonici. Abbiamo ancora tempo per ignorare questi game changer. Per quanto riguarda la seconda bloggata, missili ipersonici, a che punto siamo? Ecco, un'altra bella serie di commenti ad un interessante, diciamo, podcast audio in italiano che qui discutono proprio su questa cosa. C'è però da fare una serie di critiche particolari, in particolar modo, se non lo sapete, non è emerso nel podcast della cui io mi faccio riferimento, è che le piastrelle di ceramica che furono poste sullo Space Shuttle, infatti lo Space Shuttle, per chi se lo ricorda, faceva un rientro balistico in atmosfera durante il quale si creava una massiccia formazione di plasma sulla carlinga del veicolo con interruzioni delle comunicazioni radio, le mani ceramiche incollate alla pista erano del veicolo. Questo programma della NASA, Shuttle 1970, implicò lo sviluppo di materiali, quelli della ceramica, che però tornano utili anche per i missili ipersonici, che appunto viaggiano a molte volte la velocità, diciamo, del suono, quindi 2, 3, 4 volte, e di conseguenza si genera attrito e alte temperature, quindi basta utilizzare le ceramiche dello shuttle. E la tecnologia dell'USAF già ce l'ha, perché praticamente basta andare a pescare la tecnologia del progetto NASA Shuttle 1980. Inoltre l'USNAVI investì nel sistema Aegis. Per chi non lo sapeva, ecco, il sistema Aegis è un sistema capace di intercettare però solo minacce di missili nucleari monotestata, e non è capace di abbattere una salva di MARV o di MIRV, e quindi in ogni caso un battle group navale attaccato con una salva di IRBM dotati di MARV oppure di MIRV, oltre ad essere esposto all'impatto di un burst EMP, sarebbe poi colpito dall'esplosione nucleare, ma soprattutto da un intenso maremoto che ne causerebbe praticamente la completa distruzione della flotta. Ad un missile ipersonico serve un sistema di guida inerziale estremamente preciso, perché la velocità è elevata. Un piccolo errore inerziale implica un enorme errore nel centrare l'obiettivo fisso a terra. Ecco, a meno che non si abbiano testati nucleari a bordo, per cui una detonazione di anche di 9 km quadrati azzera tutto l'errore. Ecco, cosa vi posso dire? Un missile ipersonico quindi è indispensabile la rete GPS per triangolare la propria posizione. Ecco, però le costellazioni di satelliti in orbita geostazionaria potrebbero essere annientati, e quindi i costosissimi missili ipersonici a guida GPS potrebbero finire per essere totalmente inutilizzabili se, diciamo, se i loro sistemi di guida inerziale necessitassero appunto di una triangolazione GPS per ridurre l'errore, perché in caso di guerra le costellazioni dei satelliti GPS, quindi Galileo e praticamente il GLONASS indo-russo, finirebbero praticamente fritte per aria. Mentre non è detto che il Beidou dei cinesi finisca fritto, perché potrebbero essere, diciamo, avere trovato delle soluzioni per sopravvivere alla sindrome di Kessler. Ecco, al momento io mi riferisco quindi come ultimo commento, se volete andare a espandere, diciamo, questo tema, alla Cina manca una difesa underwater SOSUS per monitorare il traffico sotto il livello del mare, quello che passa praticamente sotto il livello del mare.
I missili ipersonici infatti sono un sistema d'arma antisatellite, tanto che ci sono tantissime altre tecniche molto molto meno costose per tirare giù i satelliti in orbita nemici e per, quindi per bloccare, diciamo, le comunicazioni, l'intelligence, i ponti radio e diciamo anche la tutta la telemetria per quanto riguarda GPS e GLONASS. Ecco, i missili ipersonici possono avere un futuro come arma antimissile a corto, medio e lungo raggio? No, perché ci sono già gli intercettori strategici con le multiple kill vehicle che costano molto 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 meno. No, perché i missili ipersonici appunto sono costosissimi ed una strategia di difesa antimissile è sempre inefficace contro una salva di MIRV e MARV, che è poi anche dotata di decoy. Le MARV e le MIRV infatti sono più efficaci e meno costosi dei missili ASAT oppure delle multiple kill vehicle. A meno che, diciamo, non si riesca ad intercettare gli ICBM nella fase di mid-course, cioè prima che si moltiplicano le minacce nemiche con lo sgancio di MARV e di MIRV. Quindi, in buona sostanza, i missili ipersonici sono armi strategiche? Ni, nel senso che possono essere usati per obiettivi importanti, ma gli ICBM con MARV e MIRV, quanto gli SLBM con MARV e MIRV, sono assai molto più economici dei costosissimi missili ipersonici. E gli ICBM e gli SLBM sono altrettanto veloci, tanto quanto lo sono i missili ipersonici. Ha senso mettere una testata nucleare tattica in un missile ipersonico? Sì, nel dominio di terra, solo se il nemico fosse così pazzo da fare in modo lento, vistoso e plateare uno stupido mega assembramento di truppe. Un po' come è accaduto in Ucraina con 50 km di colonna di file di mezzi russi meccanizzati e corazzati fermi per 15 giorni in mezzo al nulla su una statale, senza un ombrello aereo, senza difese aeree e senza, diciamo, missili terra-aria, però su cui praticamente l'Ucraina non ebbe a fare nulla perché non aveva né potere aereo né missili per poter scagliare contro queste truppe. Però se in una guerra convenzionale simmetrica esistesse una colonna simile nemica, ecco, in un minuto praticamente la si potrebbe annichilire, non necessariamente senza usare un missile ipersonico, si potrebbe utilizzare anche un attacco aereo, dato che ad esempio la colonna russa all'epoca di 50 km in mezzo all'Ucraina ferma per 15 giorni non aveva né un ombrello aereo né difese antiaeree di terra. Quindi quando è utile veramente utilizzare missili ipersonici nel dominio di terra? Quando serve colpire un bersaglio altamente pagante, ma non si vuole scalare il conflitto usando una testata nucleare tattica. Però se poi in un certo qual modo il danno cagionato è equivalente a quello che farebbe una testata nucleare tattica, l'altro contendente potrebbe equiparare l'utilizzo dei missili ipersonici al pari di una testata nucleare tattica e risponderne con una testata nucleare tattica, escalando lui il conflitto. Quindi è tutto relativo, perché dipende da come i due contendenti percepiscono l'utilizzo delle armi dei due contendenti che vanno ad utilizzare. Sono utili i missili ipersonici nel dominio del mare? Ecco, i missili ipersonici li hanno i russi, i cinesi, gli indiani, gli americani, sicuramente saranno usati nel Pacifico e probabilmente anche in Asia nella World War III. Qualche dubbio sull'efficacia di missili ipersonici sparati contro un battlegroup dell'USNAVI da batterie di terra o dall'aria, perché le supercarriers americane hanno anche i sottomarini di attacco atomici che potrebbero installare cannoni laser ad altissima potenza. I cinesi non dovranno combattere le supercarrier americane. Le supercarrier sono inserite in formazioni con battlegroup composti da destroyer e sottomarini di attacco, quindi e vari landing platform di truppe, veicoli, carburanti, elicotteri e seguono, diciamo, quindi a ruota. Di conseguenza praticamente ci sono tanti sistemi anche per, diciamo, andare a annichilire questi battlegroup. Basterebbe anche un lancio appunto frazionato di DF-31 con una strategia Seed Denial, andando ad applicare appunto una salva numerosa e pingue di IRBM su cui il sistema Aegis non potrebbe fare niente. Quindi i missili ipersonici sono armi tattiche molto utili nel dominio del mare,
da porre però su sottomarini d'attacco. Nel dominio dell'aria i missili ipersonici non servono quasi a niente, nel dominio dello spazio ci sono altre armi più efficaci ed economiche, nel Mediterraneo nelle guerre puniche 2 che sono quelle attese, ecco, molto probabilmente nessuno userà dei missili ipersonici, ecco, gli africani non ce li hanno, gli africani non ne potranno disporre. L'Europa non ha un sistema di difesa antimissile tattico, non ha nemmeno Iron Dome e quindi è altamente difficile che praticamente vadano a investire su dei sistemi offensivi come i missili, che gli europei vadano a investire su dei sistemi offensivi come dei missili ipersonici, che sono, diciamo, mezzi estremamente costosi, quando per ottenere lo stesso risultato sarebbe sufficiente costruire un numero più cospicuo di IRBM che costano meno e raggiungono gli stessi identici obiettivi. Per questa puntata è tutto, il link per andare a approfondire questi temi guerra a fondaci lo trovate in descrizione. Ciao, alla prossima.